A Sciacca ci sono alloggi popolari liberi o occupati da chi non ha diritto che possono essere riassegnati, e ciò che è emerso oggi ad Agrigento durante un incontro tra i vertici dello IACP e il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Panifici chiusi la domenica a Sciacca, terminata l'estate sono tornate in vigore le norme regionali che prevedono la chiusura la prima e la terza domenica di ogni mese. Al nostro telegiornale è il commento di Mara Di Benedetto della CNA. È tornata a Ribera Stefania Petix con il suo bassotto, questa volta per occuparsi della vicenda riguardante l'inquinamento del fiume Magazzolo. L'inviata di Striscia La Notizia era già stata a Ribera per gli alloggi popolari. Il Saccense Massimo Raso riconfermato la guida della CGL Grigentina a conclusione del congresso che si è svolto ieri. Riprenderemo dalla battaglia sulle terme di Sciacca, ha dichiarato il sindacalista al nostro telegiornale. Una perdita fognaria ma anche sporcizia, erbacce e assenza di illuminazione. Succede tutto questo nei pressi della via Savignano, traversa di via Cappuccini, dove da anni i residenti lamentano la disattenzione delle autorità comunali. Dedicata al tema dell'integrazione, la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico che si è svolta questa mattina al secondo circolo didattico, alla guida dell'istituto c'è il nuovo dirigente scolastico Emanuele Giordano. Benvenuti a una nuova edizione di RMK Notizia, Alloggi Popolari, qualcosa finalmente si muove. Oggi ad Agrigento vertice tra il responsabile dell'Istituto Case Popolari e il sindaco di Sciacca. In primo piano la manutenzione degli edifici che, viene che non viene effettuata da tantissimi anni, ma anche la questione degli alloggi che potrebbero essere riassegnati. Secondo l'Istituto a Sciacca ci sono appartamenti liberi o occupati da chi non ha Avrebbe diritto a farlo. Sentiamo. Alloggi popolari fatiscenti da anni a Sciacca, ma la novità ultima è che alcuni di questi potrebbero essere assegnati a nuove famiglie bisognose. Secondo l'Istituto Case Popolari di Agrigento, infatti, in città vi sarebbe la disponibilità di case popolari da assegnare a nuovi nuclei familiari in grave disagio economico e sociale. Pare che alcuni siano appartamenti liberi da tempo e che altri siano occupati, ma da persone che non avrebbero diritto a farlo. E caccia agli abusivi, dunque, con il duplice scopo di provare a sanare queste situazioni oppure riacquisire al patrimonio dello IACP questi immobili per procedere poi a nuove assegnazioni. Non a caso, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale ha annunciato che sarà diramato un avviso pubblico per consentire alle famiglie interessate di presentare istanza. L'obiettivo è quello di stilare una graduatoria degli eventi diritto, che non è disponibile, nonostante nel tempo siano arrivate delle richieste. Il compito di verificare quanti e quali alloggi potrebbero essere riassegnati è stato dato alla Polizia Municipale di Sciacca, che già ha avviato questo controllo. Non sarà facile, soprattutto per i casi di occupazione abusiva di alloggi. La procedura è comunque in atto e il Sindaco Francesca Valenti ha approfondito anche questo aspetto nel corso della riunione di questa mattina ad Agrigento con il responsabile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, voluta per affrontare la questione della manutenzione che da anni non viene effettuata. Una problematica che abbiamo spesso denunciato a fronte delle condizioni disastrose in cui versano alcuni alloggi al limite dell'indecenza. Non si interviene da anni, con il risultato che adesso alcune palazzine necessitano di corposi interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Situazione per la quale non sono assolutamente sufficienti i fondi disponibili, per i quali, tra l'altro, devono ancora essere definite le procedure per l'aggiudicazione dei lavori. Per Sciacca si parla di un investimento di poco meno di 300.000 euro ma solamente per le palazzine di via Cerra, mentre il problema investe quasi tutti gli alloggi popolari presenti in città. Circostanza che il sindaco Francesca Valenti ha rappresentato questa mattina ai vertici dell'Istituto Case Popolari, assieme alla questione delle aree esterne agli edifici e dei campetti, da Rione Fratelli Bandiera al Ferraro, per i quali, oltre al degrado, è stata sottolineata anche la situazione di pericolo per i ragazzini che ci vanno a giocare. Panifici chiusi domenica sciacca perché dopo il periodo estivo sono tornate in vigore le normative regionali che prevedono appunto la chiusura la prima e la terza domenica di ogni mese. Una questione che ormai da oltre un anno genera discussioni nel comparto. Ne parla in questo servizio Maria Genuardi. Una domenica senza pane fresco anche a sciacca. Con l'arrivo di ottobre, sono tornate in vigore le disposizioni regionali che impongono la chiusura dei panifici la prima e la terza domenica di ogni mese. In realtà la normativa è ben più complessa perché, oltre alle due domeniche, i panificatori sono obbligati a osservare un turno di riposo settimanale, in questo caso a scelta. Dopo il periodo estivo che ha consentito la deroga, ossia l'apertura sette giorni su sette dei panifici, adesso la controversa questione, che tiene banco ormai da oltre un anno, è tornata in primo piano, anche perché sono previsti controlli e dunque sanzioni a chi non rispetta le regole imposte. Indubbiamente tutte le novità non sono mai viste bene, soprattutto in una città come la nostra che è un po' anarchica, cioè, la verità. Però si stanno adeguando, molti stanno scegliendo liberamente la giornata di chiusura optando per la domenica, però sarà qualcosa da definire anche perché aspettiamo l'evolversi di questo decreto. Indubbiamente nel periodo estivo sappiamo benissimo che si è data la possibilità di lavorare, però adesso col periodo invernale dobbiamo vedere l'evolversi della situazione, ma in linea di massima sono disposti po' Fine a chiudere la domenica, anche se c'è già qualcuno che rispetta il turno di chiusura infrasettimanale per cui la domenica ci sarà sempre qualche panificio aperto. L'anno scorso, per ovviare anche a questa problematica, era stata fatta una sorta di turnazione concordata con l'amministrazione comunale perché, come lei ha ricordato, c'è la facoltà dei sindaci di organizzare un po' a livello locale la questione. Adesso, perché questa turnazione non è più? Possibile e che cosa potrebbe fare l'amministrazione? La turnazione si riferiva in effetti al decreto Lobello perché il decreto Lobello ricordiamo eh, vietava la panificazione nelle giornate di domenica e nei festivi, però poi dava la facoltà ai sindaci, sentite le, organizz le organizzazioni di categoria, di mh, redigere una sorta di turnazione per consentire appunto all'utenza di avere la possibilità di trovare il paneficio aperto la domenica. Il decreto Turano invece. Non, viede, cosa dice? Obbliga la chiusura della prima e terza domenica poi dà sempre la facoltà al sindaco, sentite le associazioni di categoria, di redigere il calendario, ma il calendario non, è la non funziona come la turnazione, ogni panificio sceglierà la giornata di chiusura e quindi eh, può sembrare turnazione ma in realtà è molto più riduttiva rispetto, perché il numero di panifici aperti saranno inferiori rispetto a quello che si riusciva a garantire con la turnazione L'auspicio del comparto Fatto è che nel corso dell'incontro che l'assessore regionale Turano ha già promosso con le associazioni di categoria e che dovrebbe svolgersi entro la fine del mese, si chiariscano gli aspetti più controversi del provvedimento. Le richieste saranno mirate ad eliminare il primo comma del decreto, quindi l'obbligo della chiusura della prima e terza domenica. Si, si, si lavorerà sulla facoltà di scegliere la giornata di riposo e credo che verranno anche inserite alcune condizioni, per esempio dobbiamo pensare che ci sono dei panifici che hanno dei contratti di fornitura. Nel decreto non viene specificato, quindi questa volta bisogna anche dare la possibilità a questa gente, che dimostrando che ha dei contratti, che la domenica deve lavorare, non farà la vendita, ma quantomeno gli si garantisce la possibilità di fornire i loro fornitori. Nel frattempo comunque in attesa di queste modifiche lo ricordiamo che dovranno attenersi a partire da questo mese e fino al mese di giugno del prossimo anno a queste chiusure. Ma noi speriamo che l'incontro avvenga più presto, quindi eliminando il primo comma non ci sarà più l'obbligo della prima e terza, terza domenica di chiusura. Quindi scegliendo poi facoltativamente il giorno di chiusura tutto penso che sarà più facile. Poi eh, è chiaro che bisogna anche cominciare a ragionare e capire che se ci sono delle regole dobbiamo anche rispettarle. In coda al nostro notiziario potrete seguire l'intervista integrale alla responsabile della CNA di Sciacca Mara di Benedetto, con la quale abbiamo parlato delle normative regionali che regolamentano il settore della panificazione. Inquinamento del fiume Magazzolo. Stefania Petix, inviata di striscia alla notizia, è stata a Ribera. Ha consegnato al sindaco Carmelo Pace alcune foto del fiume Riberese invaso da reflui oleari. Come accade puntualmente ogni anno durante la stagione della raccolta delle olive e della relativa molitura, le sue acque diventano nere e maleodoranti. Il servizio di Stefania Petix dovrebbe andare in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Sentiamo. Cappotto giallo è passotto al guinzaio Stefania Petix, inviata di strisce la notizia, è tornata a Ribera. Questa volta non per la faccenda delle case popolari, si è presentata al comune per consegnare al sindaco Carmelo Pace alcune foto del fiume Magazzolo invaso da rei Frioleari. Siamo in piena campagna di raccolta e molitura ed è facile pensare che gli scarti provengano dagli oleifici che insistono sulla vallata del corso d'acqua. Come si legge sul giornale online Ripost, grande è stata la sorpresa del sindaco Pace, che proprio lunedì sera aveva convocato al Palazzo Comunale tutti i titolari degli oleifici riberesi e tutte le forze dell'ordine, dai carabinieri alla polizia municipale, dagli agenti della forestale ai responsabili dell'ARPA e dell'ASP di Agrigento, proprio per evitare gli inquinamenti del fiume, come registrato più volte nelle passate stagioni. Ma nonostante le raccomandazioni, qualcuno ha versato ugualmente i reflui sul magazzolo visto che il fiume si presenta come una chiazza d'olio sporca e maleodorante. È scattato subito l'allarme e l'amministrazione ha messo in moto le istituzioni preposte alla salvaguardia del territorio per individuare se i reflui provengano effettivamente da qualche oleificio. Sono stati effettuati dei prelievi dell'acqua del fiume, sui quali in queste 24 ore stanno per essere effettuate le indagini per conoscere il grado di inquinamento e la provenienza dei reflui. Pare che il risultato debba essere noto nella giornata di oggi. Stefania Petix è stata avvistata un paio di giorni fa anche a Sciacca, ma forse era soltanto di passaggio. Il servizio sull'inquinamento del magazzolo dovrebbe andare in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Ben ritrovati. Massimo Raso è stato riconfermato alla guida della CGL Agrigentina a conclusione dell'attività congressuale che ha interessato i vari comparti del sindacato. Sono felice della riconferma. Ricomincio dalla battaglia sulle terme di Sciacca, ha dichiarato al nostro telegiornale. Sentiamolo. Ripossa. Il sarcense Massimo Raso è stato riconfermato segretario provinciale della CGL al termine del congresso che si è svolto ieri pomeriggio ad Agrigento. Un ruolo che ricopre da anni, dopo l'esperienza maturata alla Camera del Lavoro di Sciacca e alla guida della Fillea e della FILCAMS. sono soddisfatto e contento di questa rinnovata fiducia che ho registrato tra il gruppo dirigente, non posso che esserne contento. Ma la cosa più importante di ieri è che abbiamo messo su, io credo, abbiamo delineato una. Piattaforma diciamo, sulle questioni su cui la CGL si impegnerà nei prossimi anni e soprattutto, oltre ai temi che sono tanti importanti, alcuni riguardano anche la nostra città, è l'indicazione di un metodo diciamo, di lavoro che è passato, che è stato apprezzato e che ora porteremo avanti. Una piattaforma che è fatta di che cosa? Io credo che le emergenze di questa nostra provincia siano tante, cominciate da una grande emergenza infrastrutturale e di assetto del territorio. In cui c'è anche tutta la questione delle opere pubbliche incomplete, in cui c'è per esempio, per parlare d'altro per parlare di cose che conosciamo meglio, tutta la vicenda delle terme, noi chiederemo con forza che si chiuda questa brutta pagina e che la Regione decida finalmente di appunto dare corso a una legge del 99, quindi siamo con parecchio ritardo. C'è tutta questa questione che riguarda. La ripresa dell'attività manifatturiere. Noi abbiamo registrato negli anni della crisi l'espulsione di 10.000 lavoratori dal mondo produttivo e questa è quindi un'autentica emergenza. Ma, ripeto, tutte queste questioni e tante altre, ripeto, alle questioni sociali, alle questioni sanitarie, eccetera, le vogliamo fare, abbiamo proposto un patto alle altre organizzazioni sindacali, alle associazioni datoriali e alle istituzioni. Noi abbiamo detto, e ripetiamo, io vi ringrazio di questo spazio, a tutti quanti, possiamo su queste questioni, delineiamo quali sono le emergenze di questo territorio, costruire un patto e presentarci più forte rispetto ai governi nazionale e regionale? Io credo di sì e su questo lavoreremo in questi, questi mesi, in questi giorni. Senta voi chiederete anche un incontro con i sindaci perché questo progetto non può prescindere da un ruolo importante che devono avere le amministrazioni comunali. Certo, soprattutto, eh, ripeto, noi non siamo antagonisti o eh, come dire, dei, dei, dei sindaci, assolutamente, noi siamo e vogliamo essere dei partner rispetto alle questioni dello sviluppo e, e i sindaci vanno coinvolti in questo ragionamento e insieme a noi, insieme mi auguro anche alle altre forze sociali e sindacali, costruire questo progetto. Finora non è stato così, ognuno si ritaglia pezzi di interlocuzione e penso che i sindaci si fanno il gallo, gli altri sindaci si fanno, eh, sono dentro il cartello della SNAI, gli altri lavorano e interloquiscono per esempio con l'autorità portuale, che è questa nuova realtà con cui dobbiamo interloquire, anche con riferimento alla vicenda ZES che è una vicenda importante, la vicenda delle zone economiche speciali. Ma tutto avviene senza nessuna regia, senza nessun progetto, senza nessuna visione diciamo, di quello che vuole fare la grande questa provincia. Invece noi riteniamo che dobbiamo darci questo progetto e insieme mettere, unire le forze per essere più forti. Un nuovo protocollo d'intesa per l'individuazione precoce e l'intervento sui disturbi specifici di apprendimento che in provincia di Grigento interessano 400 studenti. È stato sottoscritto dall'ASPE e dall'Ufficio Scolastico Regionale. C'è servizio. Interventi finalizzati ad una diagnosi precoce e ad un adeguato sostegno per gli studenti che hanno disturbi nell'apprendimento. L'iniziativa rientra nell'ambito delle azioni previste dalla legge regionale, approvata lo scorso mese di luglio, su proposta della Presidente della Commissione Salute dell'Ars, Margherita La Roccaruvolo. Ieri è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e l'ufficio scolastico regionale. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento già certificati dall'azienda sanitaria nell'Agrigentino sono 403 su un totale di 55.482 alunni e costituiscono lo 0,72% a fronte di una media nazionale del 2,7% la 94% All'iniziativa è intervenuta l'onorevole Margherita Laroccaruvolo, che ha evidenziato come Agrigento lanci un segnale importante, il primo in Sicilia, dopo l'approvazione della legge regionale che prevede interventi per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento. I bambini vanno aiutati ed è importante la diagnosi precoce per intervenire in tempo. In questo è fondamentale la collaborazione tra famiglie, scuola e le strutture di neuropsicatia infantile. La legge prevede interventi sia sul piano sociale che scolastico. È previsto, tra l'altro, ha ricordato la Presidente della Commissione Salute, illustrando la nuova legge, che la Regione adotti ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche relative alle difficoltà specifiche di apprendimento, fornendo le strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato. L'auspicio è che, e così come ha fatto Agrigento, anche le altre realtà locali si adoperino per firmare protocolli d'intesa e quindi su questa scia possa iniziare un nuovo percorso virtuoso per l'individuazione di questo disturbo che non è una malattia e intervenire con strumenti e competenze adeguate. Un elenco di problemi dalla mancata illuminazione alla pulizia, dalle erbacce assente da mesi, il manto stradale compromesso da buche e avvallamenti fino ad una perdita fognaria che da tempo riversa acque nere sull'asfalto. Sono i problemi che lamentano i residenti di via Savignano. Maria Luisa Sant'Angelo ha raccolto il loro sfogo. Ignazio Cucchiara, residente di via Savignano. Che cosa lamentate qui? Una terra di nessuno per voi? Sì, sì, qua siamo, st siamo stati abbandonati completamente. Eh, e io segnalo questa perdita di acqua nera che c'è nella discesa brutta, eh, che è una strada privata. Eh, diciamo che questa via Savignano mh, è una strada eh, morta, diciamo, chiusa, perché da lì non si può scendere da questa strada che è privata. Poi eh, segnalo che il palo della Luce praticamente. E col, la, col vento che c'è stato un paio d'anni fa è caduto e non, non è stato ripristinato. Segnalo i lavori che ha fatto Gigente Acque che voi avete già filmato e quindi ci sono avvallamenti di, della, del, diciamo, della strada. Segnalo un, 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 una strada eh, senza. senza e segnali verticali e niente, è una regolamentazione delle, della circolazione, non ci, sono, non ci sono segnali verticali, e la gente parcheggiamo... Uh, selvaggiamente, diciamo come ci viene, tutti in generale, non è che eh, ci salva nessuno, nessuno si salva. Le acque nere che da mesi una perdita fognaria riverserebbe sull'asfalto e poi lungo la vegetazione, che insiste in una strada privata, sono solo l'ultimo dei problemi che lamentano i residenti di via Savignano. Una perdita che ricade su una proprietà privata e che da quelle parti chiedono si sistemi in fretta perché alimenta odori e degrado in tutta l'area circostante. Aria, tra l'altro, sul Ciglio di una scorciatoia pericolosa per il transito e anche quella privata. I residenti della nostra redazione parlano di Via Savignano, traversa di Via Cappuccini, come di una strada da sempre dimenticata da tutte le amministrazioni. E i problemi che denunciano rappresentano evidentemente la conseguenza di mancata attenzione e manutenzione da anni. Arteria, il cui manto stradale è interessato da buche profonde, alcune ai lati della carreggiata e coperti anche dalle macchine in sosta. Non solo in Via Savignano, i problemi della strada appartengono ad alcuni tombini sprofondati, altri non puliti dalla sporcizia che li ostruisce. Di più, nella traversa di Via Cappuccini a mancare la sera dell'illuminazione, l'illuminazione con un palo che, una volta abbattuto e poi rimosso, non è mai stato sostituito. Insomma, di cose da sistemare ce ne sarebbero e anche diverse. Intanto i residenti auspicherebbero la pulizia dei marciapiedi dalle erbacce che spesso si improvvisano a fare autonomamente, dal momento hanno dichiarato che passano anche anni perché si veda da quelle parti qualcuno degli addetti al lavoro. E l'appello dei residenti, banche, a quanti portano a passeggio i loro amici a quattro zampe la sera, dimenticandosi incivilmente di pulire il marciapiedi. Che vanno a fare la cacca ai cani e poi la lasciano, ci mettiamo a piedi, non se ne accorge e ci mettono bene. E che c'è tutto? È tutta l'erba che c'è, che non si può che con l'erba. Ha fatto tappa questa mattina all'Istituto Amato Vetrano di Sciacca la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari. A sottoporsi allo screening sono stati tutti gli studenti delle quinte classi. Pomeriggio sarà la volta delle due emettenti televisive per, con i controlli che riguarderanno esclusivamente i dipendenti. Noemi Tumiol. Giornata dedicata alla prevenzione questa mattina per gli studenti dell'Istituto Superiore Amato Vetrano di Sciacca, dove ha fatto tappa la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dall'ASPE, dall'Associazione Italiana di Cardiologia. Prevenire le cattive alimentazioni, le cattive abitudini, cercare di inculcare quello che è lo stile di vita un pochettino più regolare. Quindi fare questi screening iniziali significa vedere già in partenza come è la situazione, se c'è qualche problema di natura cardiologica, già preventivo, delle frequenze molto più alte che ti possono indurre a pensare a queste cose. Se li fai in partenza ora, risparmierai dopo, perché già lo sai prima. Che tipo di esami effettuate durante questo screening? Principalmente l'elettrocardiogramma con le pese cardiologiche, il controllo della pressione, poi se noti che c'è qualche cosa che richiede un esame più approfondito si prosegue con l'ecocardio. Quali risultati ha prodotto questa campagna di sensibilizzazione? Ci sono casi in cui determinati pazienti che si sono sottoposti a questi esami magari non sapevano di essere affetti da qualche patologia? Fortunatamente molto pochi, molto pochi, principalmente si è vista delle frequenze un pochettino più alte. Però onestamente devo essere sincero: rispetto a prima molto ma molto di meno. Quindi vuol dire che queste campagne o l'attenzione che gli dà il medico curante, che è molto più alta rispetto a prima, produce i suoi bravi effetti. Oltre al dottore Toto, dell'equipe che effettua lo screening fanno parte un altro cardiologo, il dottore Giuseppe Sanzone e gli infermieri Giacomo Sutera, Gregorio Noto Millefiori e Nino Scirica. Abbiamo privilegiato quasi sempre o delle particolari situazioni di persone, tipo le persone che fanno un lavoro stressante, quindi abbiamo fatto degli screening alle forze dell'ordine per vedere qual è la loro attività, cioè che già in partenza non sa assolutamente quello che ha. E di questi parecchi si trovavano con pressione più alta e da lì hanno modificato, da persone intelligenti quali sono, hanno modificato il loro stile di vita. Ora ci siamo rivolti anche alle scuole, sia per lo screening, ma per un fatto banalissimo, siccome quando devono andare a fare anche la palestra qua stesso, quindi la piccola attività fisica, necessitano di avere un controllo cardiologico, che è fatto fuori, a parte il loro bravissimo costo, devono rispettare determinati tempi, liste o roba, e con questo portante si coglie la palla al balzo. Un'iniziativa alla quale hanno aderito tutti gli studenti delle quinte classi dell'amato vetrano sia dell'alberghiero sia dell'agrario. E con grandissimo piacere. Oggi i ragazzi e le visite sono andate bene, e hanno, hanno partecipato numerosi, numerose richieste, questo appunto non ce l'aspettavamo perché sono ragazzi e quindi l'informazione ecco, che è passata è stata accolta con grande piacere. Oggi pomeriggio la campagna di prevenzione si sposterà presso le due emittenti televisive e lo screening riguarderà esclusivamente i dipendenti. Inaugurazione dell'anno scolastico questa mattina al secondo circolo didattico Sant'Agostino. Tema al centro della giornata l'integrazione e l'inclusione. È stata la prima cerimonia ufficiale per il nuovo dirigente scolastico, il professore Emanuele Giordano. Conosciamolo in questo servizio. Si è aperta sulle note dell'inno di Mameli la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019 al secondo circolo didattico Sant'Agostino di Sciacca. Una giornata di festa per alunni, insegnanti e personale scolastico, incentrata sul tema dell'integrazione e dell'inclusione. Per me significano far parte di un gruppo dove ci si rispetti e ci si prenda cura gli uni negli altri. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno scolastico? Beh, secondo me quest'anno scolastico sarà molto impegnativo perché ci prepara alle scuole medie, ma sarà anche divertente e bello perché passerò gli ultimi momenti delle scuole primarie insieme ai miei compagni e alle mie maestre che mi hanno guidato fino alla quinta elementare. Questo non è il primo anno in cui la mia scuola organizza manifestazioni del genere. Lo scopo di queste manifestazioni è quello di far iniziare un buon anno scolastico a tutti i bambini in allegria ma soprattutto in armonia. Tutti insieme abbiamo deciso di dedicare la giornata all'integrazione. Prima cerimonia ufficiale per il nuovo dirigente scolastico Emanuele Giordano, 55 anni, originario di Ribera, dal 1 settembre scorso alla guida del secondo circolo didattico di Sciacca. Anche a Sciacca, eh, come in tutte le realtà eh, storiche eh, di paesi che hanno anche un numero di abitanti abbastanza elevato, ci sono quelle criticità legate anche alla mancanza di fondi, per cui le scuole eh, devono eh, sempre attenzionare un pochettino quelle che sono eh, le, le problematiche relative alla sicurezza e quindi all'edificio scolastico, che devo dire è, è in ordine, però eh, ci sono sempre quelle situazioni di emergenza che eh, attenzionano in maniera particolare il dirigente scolastico che è il datore di lavoro della scuola e quindi ha questa responsabilità anche perché abbiamo poi un'utenza di bambini piccoli di scuola dell'infanzia, di scuola primaria che hanno bisogno di essere rassicurati loro e le loro famiglie riguardante le problematiche della sicurezza. Per quanto riguarda poi le docenti devo dire che ho un corpo docente fantastico di persone di persone preparate di persone che amano il proprio lavoro e quindi lo fanno con molto entusiasmo. Insieme alle istituzioni scolastiche perseguiamo un comune obiettivo, quello cioè di superare le criticità, ha dichiarato il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gisella Mondino. L'obiettivo comune che abbiamo noi amministrazione con le istituzioni scolastiche è diciamo, un obiettivo così importante perché si tratta di formare i futuri cittadini di domani che non abbiamo intenzione di demordere, di abbandonare, buttare la spugna. Lo stiamo facendo insieme l'amministrazione con le varie istituzioni scolastiche presenti nel territorio che stanno continuando a collaborare con l'amministrazione perché i problemi, quelli almeno di immediata soluzione, si possano nell'immediato nell risolvere. Tante le attività e i progetti che il nuovo dirigente scolastico intende portare avanti durante l'anno. Noi abbiamo una serie di progetti già in itinere che saranno approvati nel prossimo collegio di docenti e nel Consiglio d'Istituto che riguardano l'inclusione, che riguardano i bambini che hanno particolari svantaggi psicomotori, ma che riguardano anche la formazione relativa alle competenze di base di matematica di italiano, riguardano anche la lingua inglese, riguardano anche le nuove competenze digitali, noi abbiamo bisogno anche di approfondire eh, questo aspetto nuovo della didattica, appunto la didattica digitale, e quindi già eh, ci siamo attivati eh, per eh, dotare la scuola di un atelier digitale. Crociata del segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi contro il numero chiuso per la facoltà di medicina. In attesa dell'abolizione il Codacons chiede ai ministri della salute e dell'istruzione di disporre a partire dal prossimo anno la totale gratuità dei test d'ingresso alle università. Tanasi spiega che oggi uno studente per sostenere il test di ammissione a medicina è costretto a versare all'università fino a 100 euro, senza contare la spesa per i trasporti e per il soggiorno qualora si provenga da altre città. Soldi pagati quasi a fondo perduto, considerato che solo un candidato su sei viene poi ammesso alle facoltà e che ingrassano le casse delle università. Il progetto civico Ho fatto un sogno, che ha avuto luogo domenica 14 ottobre all'interno della Villa Comunale Scaturro, ma le cui attività pomeridiane sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteo, torna domenica prossima. Dalle 10 del mattino, lungo i viali della villa i bambini presenti verranno catapultati nel passato, riscoprendo i giochi di un tempo presentati da Lillo Sutera. Saranno intrattenuti dall'animazione Fanny Days, potranno ascoltare la favola della colomba ladra raccontata dal comitato Provilla in collaborazione con gli alunni della scuola Mariano Rossi, oltre ad essere incantati dalle letture ad alta voce di Antonella Russo. Alle 11 è prevista una divertente caccia al tesoro organizzata dal Comitato Provilla che darà la possibilità ai piccoli di esplorare la villa, compresi gli angoli più nascosti. Mentre alle 12 e un quarto inizierà l'intrattenimento tra le migliori band saccensi, ossia le mele marce, i Dorè e gli Scarafonia. Anche per questa seconda parte di Ho Fatto un sogno verrà data ai presenti la possibilità di effettuare una donazione. La cifra raccolta verrà impiegata sia per sostituire la pompa irrigua non più funzionante che per la creazione di un percorso sensoriale permanente pensato appositamente per i bambini. Appuntamento questa sera a Sciacca con il secondo concerto della rassegna Note di Volta, ad esibirsi Alessandro Schittone alla chitarra e Angelo Di Marco al pianoforte. Il concerto è intitolato Jazz Guitar e Piano Duo. Lo spettacolo inizierà alle 21 presso la chiesa della raccomandata Sita e Perriera, la rassegna organizzata dall'Accademia Schenè, da Italia Nostra e dal comune di Sciacca. Lucy la prima donna è il libro di Daniele Aristarco presentato ieri pomeriggio alla Scuola Sant'Agostino. L'iniziativa rientra nel progetto Incontri con l'autore. Sentiamo. È stato a Sciacca ieri pomeriggio lo scrittore Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi rivolti ai ragazzi. Al secondo circolo didattico Sant'Agostino ha presentato il suo libro Lucy, la prima donna, durante un incontro rivolto ai bambini delle terze classi di scuola elementare. Un'opera incentrata sulla storia di Lucy, la più antica antenata dell'umanità, il cui scheletro il più completo di un antenato vissuto oltre 3 milioni di anni fa. Venne rinvenuto in Africa il 24 novembre del 1974. Si tratta dell'ominide più famoso mai ritrovato e la sua scoperta è stata ritenuta fondamentale dagli studiosi e dagli esperti, anche se non risolutiva, per tracciare l'evoluzione della nostra specie. Una storia che ha molto affascinato ed incuriosito i bambini del secondo circolo durante l'incontro con l'autore. A fare gli onori di casa è stato il nuovo dirigente scolastico della scuola Sant'Agostino Emanuele Giordano e sono intervenuti anche l'assessore alla pubblica istruzione Gisella Mondino e Antonella Palazzotto della libreria Mondadori. L'iniziativa di ieri pomeriggio rientra in una serie di incontri con l'autore che da diversi anni il secondo circolo didattico Sant'Agostino porta avanti nell'ambito di un progetto la cui coordinatrice è l'insegnante Patrizia Marciante, che coinvolge le docenti Erina Frisella, Antonella Montalbano, Nina Monteleone e Rosa Maria Buttafuoco. E adesso la rubrica, il libro del giorno. Mattia ha 14 anni, Caterina 13. Entrambi hanno mille domande e poche risposte sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano, prima quasi per caso nella vita reale, poi di proposito tra le righe di un blog. Vieni a Lampedusa con me.it, che è Mattia stesso a curare sotto falsa identità. Lì, infatti, è Franz, un ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti. L'idea è nata da una ricerca per la scuola. Lui che si nasconde dietro una massa di ricci disordinati. Lui che ha una lista di sogni ben custodita nel cassetto. Lui che non si è mai messo davvero in gioco. Sente il dovere di fare qualcosa, per tutti coloro che attraversano il Mediterraneo cercando una speranza e anche per lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse nessuno risponderà mai al suo appello, ma poco importa, perché quello che Mattia troverà, grazie al suo blog, è molto di più. È la forza di alzare lo sguardo, la certezza di non essere solo. È un'amica speciale, come Caterina. Ammare, vieni con me a Lampedusa, di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, edito DEA. Calcio impegnato in trasferta, impegno in trasferta per lo Sciacca che nel terzo turno del torneo di prima categoria scenderà in campo a Gibellina. È in via di definizione intanto l'Iter per la riapertura al pubblico del Gurrera. Giungono in merito notizie positive e il Via Libera dovrebbe pervenire a giorni. Nel servizio spazio anche alle attività del tennis club Sciacca. Calogero Parlapiano. Terza giornata del campionato di Prima Categoria, Girone A, trasferta a Gibellina per lo sciacca di mister Vincenzo Piazza, reduce da due vittorie consecutive. Padroni di casa che, invece, in questo avvio di torneo hanno ottenuto una vittoria ed una sconfitta. Sarà un altro interessante banco di prova per testare le reali potenzialità e aspirazioni della squadra nero-verde, che sarà sostenuta, come sempre, dagli Ultras della Nuova Guardia. Calcio d'inizio domenica 21 ottobre alle ore 15.30. Prosegue intanto l'iter che dovrebbe portare all'apertura al pubblico del Gurrera. Le notizie che trapelano appaiono positive. Si va verso la definizione della questione. Entro oggi dovrebbe pervenire il nulla osta della Commissione Comunale Sport e Spettacolo, documento espressamente richiesto nei giorni scorsi dalla Questura. Una volta ottenuto, la società di Bonsignore Borsellino e Miraglia dovrebbe aver rilasciata la licenza a stretto giro di posta. In settimana, infine, sono stati eseguiti pure gli ultimi interventi richiesti sulla struttura. Di conseguenza, salvo ulteriori imprevisti, non dovrebbero esserci altri intoppi, cosa che permetterebbe di aprire le gradinate e la tribuna dello stadio comunale. L'obiettivo, quindi, è quello di avere l'impianto aperto al pubblico già per la prossima partita casalinga, quella del 28 ottobre contro il Colomba Bianca Palermo, per far sì che finalmente possa essere una vera festa di sport. Per il terzo turno, invece, il Real Menfi, ancora a secco di punti, ospita tra le mura amiche il Valderice. E passiamo al tennis. Il nuovo sodalizio Tennis Club Sciacca in questi giorni sta portando avanti l'iniziativa di ospitare alcuni ragazzi diversamente abili dell'associazione Crescere Insieme, dedicandogli a titolo gratuito alcune ore settimanali di tennis. Il loro istruttore è Franco Sclafani. L'obiettivo è quello di permettere a questi ragazzi di socializzare e di conoscere uno sport per loro completamente nuovo, concedendogli un momento di svago e spensieratezza. A scendere in campo Luca Maniscalco, Simona Fazio, Viorlo Bivona, Petronella Bivona e Giosuela Rosa dell'associazione Crescere insieme. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.